16 anni. Ecco, Thomas è giovanissimo, io tra l'altro non lo vedo al suo tavolo perché è già pronto per salire. Allora, facciamo così, un bel applauso intanto per Thomas Baruzzi. Vedi Thomas, scagliamo un po' l'atmosfera e soprattutto aspettiamo nel frattempo che arrivino anche gli altri. Vai Thomas. Con le scelte della giuria. Thomas, tu sei, è vero, in concorso, quindi sei tranquillo qua per fare tutto quello che credi, tanto, è vero? Ma no, scusa se ti interrompo, perdona. Secondo te, tu preferisci questo microfono o vuoi il... Preferisci questo? Tipo questo che ho io. Cosa, quale preferisci? Sì, ok. Allora, per te la tenere in mano, se no gli diamo questo, come vuoi tu. No, no, ci mancherebbe, okay. Ti lascio assolutamente il mio, quindi guarda, questo intanto lo posizioniamo qui. Anche perché se voi dovrete venire, faccio parlare io, poi ti lascio il microfono ed è tutto organizzatissimo. Non inciampare, mi raccomando, perché altrimenti... Sì, grazie. Allora, 14 anni, giornalissimo veramente, tra l'altro vivi a Parma, sei nato però a Faenza, a un anno con la famiglia ti sei trasferito a Tokyo, quindi hai fatto anche questa esperienza... 5 anni a Tokyo e 6 anni a Hong Kong. Allora sì, un'esperienza bellissima. Ma è vero che scrivi musica con in inglese? Sì, in inglese, perché la mia lingua madre, sai, 11 anni in Asia, dopo ormai in inglese. È vero che hai anche un nome d'arte? Change, sì. Change. Perché? Ah, diciamo che vuoi che spiego il significato? Sì. Beh, allora, ce ne sono due. Uno è, diciamo, il cambiamento è molto importante in questo mondo, perché change vuol dire cambiamento, no? In inglese. E secondo vuol dire catena di buono e cattivo, perché è scritto in un certo modo, perché non c'è buono senza cattivo, cattivo senza buono. Allora, ok. Il tuo genere, sbaglio, è rap? Sì, è rap, hip hop rap, sì. Ok. Allora, la giuria è composta? Siete tutti? Me ne mancherebbe uno. Tra l'altro mi sembra che scriva anche canzoni sue, questo ragazzo. Scriva già pezzi propri. Sì, tutti i giorni scrivo, allora... In inglese. In inglese si diceva appunto perché è diventata un po' la sua lingua madre, essendo sempre in giro. E il mio amico qua mi diceva, guarda, 4 anni, cioè scusa, 6 anni a... 6 anni a Hong Kong. Poi? No, allora, prima 5 anni a Tokyo, sì. E dopo 6 anni a Hong Kong. E parli italiano? Sì, cioè... Perché sei giovanissimo, no? Sì, diciamo che allora ho imparato l'italiano con la mia famiglia. No, no, era una battuta sua perché comunque sei stato più... Complimenti. Grazie. Allora, ci siamo. A questo punto, ecco, sta entrando anche l'altro giurato, anche perché comunque Thomas non è in concorso, che è troppo giovane, quindi noi ci godiamo la sua esibizione. Un applauso per Thomas Baruzzi. All right.
wicked, thank you. Yes, I'm so damn grateful. I probably wanna go first, but that's when you get when Wu-Tang crazy. Y'all can stop me, go hard like I gotta hit away to my hobby. And the meaning of the beat, look, you give no speed to a break, but jumping, jumping, bro. Let me go up, and go. Sono un rapper, quindi giudico quello che mi piace e che non mi piace. Non sei in gara, quindi... Però io so che è veramente complicato fare una metrica, si dice metrica, del genere, cioè così rapida, soprattutto in inglese, vabbè, per te è italiano. Sì. Balli anche? Sì, ballo. Breakdance. Oh, raga, in coda chi lo deve produrre questo, eh? Finalmente uno bravo, che rapper in Italia ne abbiamo più di merda. No, ma prendi intanto io seguirà per inglese, allora. Fai bene, bravo, bravo. Complimenti, grazie. Davvero, bravissimo. Complimenti Thomas. E tra l'altro qualcuno diceva, meno male che non sei in gara tra gli altri concorrenti, no? Perché sai, meno male come io vorrei mi sarebbe stato difficile. Grazie, veramente. Fossi stato in gara, per me erano tutti 10, cioè te lo dico prima. No, l'intonazione c'era. Cavolo. Grazie, grazie davvero. Allora, e complimenti, Thomas. Credo che ci ritroveremo molto presto. Bravo! Non farai strada prima dell'età minima per partecipare. Davvero complimenti, Thomas. Sono grazie, senza parole, veramente. Grazie.